Missione Marche è il titolo dato al sopralluogo eseguito nella giornata di oggi dalla Commissione parlamentare Ecomafie. Sotto la lente d'ingrandimento alcune discariche della provincia di Pesaro e Urbino, ma l'attenzione principale è stata rivolta al sito dove si ipotizza la discarica di Riceci, un progetto, come raccontato in questi mesi, che andrebbe ad impattare contro le verdi colline della zona. Abbiamo aperto un filone di inchiesta per quanto riguarda la presunta discarica di Riceci. Noi abbiamo fatto audizioni in commissione, la commissione, una delegazione della commissione che rappresenta tutti i partiti politici, oggi verificherà sul posto. Poi abbiamo fatto una verifica di altre discariche o comunque impianti che sono qui nella zona. Noi oggi non abbiamo molto di più, nel senso che abbiamo audito, ci sono alcune cose sicuramente da approfondire perché ci sono diverse versioni e quindi vorremmo capire, andare a fondo e vi terremo informati. Ecco, questo è quello che possiamo far noi. La Marche è una terra stupenda, non ho ancora visto molto, però mi sembra di vedere che è un bellissimo paesaggio, quindi questo è quello che possiamo vedere. Però ecco, noi stiamo guardando quello che è un iter, quello che è una procedura, c'è una commissione d'inchiesta, quindi c'è un magistrato che se ne occupa, ci sono i commissari che si interessano, quindi le audizioni che abbiamo ascoltato e ci sono alcune versioni, poi l'avete visto, tanto non dico nulla di nuovo, alcune anche che confliggono, quindi bisognerà fare chiarezza. Ecco, noi siamo qua per fare chiarezza e dare delle risposte, qui vedo che sono tanti cittadini, un comitato che è giusto, hanno diritto di avere delle risposte per come è andato l'iter e a che punto è, quindi noi semplicemente verifichiamo quello che è accaduto. Ecco. Sarà necessario un supplemento di istruttoria per il progetto della discarica Riceci, questo è quanto emerso al termine della serie di sopralluoghi. In giornata è stata visitata la discarica Monte Schiantello a Fano, Casprete a Tavuglia e Calucio a Urbino. Noi abbiamo fatto una visita esternamente, non ho nulla da riferire, mi hanno detto che nella prima discarica probabilmente c'è un qualcosa riguardante il percolato, però ecco, non abbiamo approfondito nulla di che, all'apparenza da fuori ci sembrano discariche tenute come vanno tenute, però ecco, non siamo noi a fare approfondimenti, c'è l'ARPA, ci sono ARPA Marche che fanno tanti approfondimenti. Noi abbiamo fatto una verifica anche per vedere se effettivamente c'è la necessità o meno. La delegazione arrivata a Riceci in tarda mattinata è stata accolta da cittadini e vari comitati. Sappiamo benissimo il valore di questa giornata, come di tutte le altre che abbiamo avuto fino a questo momento, e riteniamo opportuno esserci perché portiamo avanti la nostra battaglia. Ecco. Siamo felicissimi che oggi venga la Commissione anti-ecomafie qui sul luogo a vedere con i propri occhi, quindi oltre a aver aperto un'inchiesta siamo contenti che vogliano veramente approfondire la faccenda. Un nuovo tassello per questa storia, oggi l'associazione diversamente presenterà un ricorso al TAR. Oggi presentiamo il ricorso al TAR contro il provvedimento della provincia del 19 gennaio, provvedimento con il quale la provincia ha concesso ulteriori 180 giorni alla società Aurora. Noi già a gennaio avevamo inviato un'istanza di archiviazione con diffida in provincia, chiedendo appunto che venisse archiviato questo progetto in quanto Aurora non aveva rispettato i termini per la presentazione delle integrazioni. Invece, a nostro malgrado, abbiamo dovuto assistere a questo provvedimento della provincia che concedeva ulteriori 180 giorni. Inoltre noi ci riserviamo di agire anche in tutte le sedi opportune per tutelare la legalità di questo procedimento e per garantire trasparenza in questo procedimento che in questo momento ha dei punti sicuramente critici, molto importanti. Quando ho cominciato a sollevare la vicenda in commissione ecomafie non pensavamo di trovarci in una sorta di ginepraio, versioni contrastanti, amministratori che sono grandi giocatori di poker con gli enti pubblici, contraddizioni, storie che non coincidono e soprattutto la pelle dei cittadini. Nel 2024 stiamo discutendo ancora di discariche, non stiamo parlando di impianti super tecnologici e super moderni, ma di discariche. Già questa parola dovrebbe far venire i brividi. Penso che la regione Marche sia attualmente l'unico territorio in Italia in cui sia prevista la realizzazione di una discarica. In questa storia, secondo lei, ci sarà un lieto fine? Ci sarà un lieto fine, mi auguro, per i cittadini di questo territorio che non si troveranno ad avere una discarica davanti al patrimonio dell'UNESCO e dove Dustin Hoffman ha girato lo spot per le Marche. Anzi, io potremmo invitare Dustin Hoffman, se riescono ad aprire la discarica, a farsi un nuovo spot dicendo: guardate come ci siamo evoluti dalle colline di Raffaello alla discarica dei giocatori di poker.